Il fiume che rischia di esondare, le strade allagate e l'acqua che entra in casa. Torna la paura in via Ortalonga, ai confini tra Angri e San Marzano sul Sarno. Riflettori puntati ancora una volta sul rio sguazzatoio e sui mancati interventi. Viviamo una situazione di disagi che fa paura, perché a questo punto qua no, uno non si vuole innervosire. Il signor Ferraiolo lo sa, sarà pure una brava persona, io non sono andato mai a mangiare con lui, però lui ha promesso che in giro di un anno cercava di pulire un po', ma non ha fatto proprio niente, sono 2 anni. Allora a questo punto qua, come si chiama? Mauro, il signor dottor Mauro, l'ex-sin, che è stata una persona che è stolto molto, ma neve che bacia. Al di là ora delle vicende politiche, l'appello è intervenite subito, perché qui insomma alle prime piogge la situazione oggi è difficile. Sì, ma poi un'altra cosa, non hanno nemmeno la forza di mandare un paio di vigili, mettono le barriere. I camion prendono e buttano giù. La strada è chiusa, ma in realtà si passa. Perché non si mette, non si mette d'accordo, perché San Marzano è Angri e non si mette d'accordo. Noi non vogliamo niente, devono pulire. C'è il rischio di esondazione ora per questo rio sguazzatoio, in questo momento è altissimo il livello dell'acqua. Fa paura, ma ancora possiamo ancora mantenere, però fa paura. Lei ha visto di sopra che schifezza ci sta, cammina per mezzo alla strada il fiume. Quando si vogliono muore, si muore. Guardate i camion, se i camion passano. Li può fare anche vedere. L'acqua entra in casa. L'acqua entra in casa, ma loro lo sanno. Io feci una vasca dentro la stanzieretta, un puzzetto dentro la stanzieretta, ma dove dobbiamo arrivare qua? Loro lo sanno tutti. C'è il problema che insomma sono anche persone di una certa età. Sì, pure una persona di una certa età, pure io ho una certa età, non è che sono quante usine che ci vogliono me. Comunque si deve muovere. Pigliate che è là, pigliatela. Quando passano le macchine, insomma, l'acqua si ha. Lo so, vengono dentro le case. Ma anche gli stessi automobilisti hanno problemi ad attraversare. Sì, va bene, quelle sono dei stronzi, perché. Vabbè, questo ora la situazione è questa, quindi facciamo un appello, anche lei qui sempre in primo piano per insomma focalizzare l'attenzione su questa zona ormai da anni. Siamo abbandonati da tutte le istituzioni, provincia, regione, comune, da tutte le istituzioni. E siamo nervosi perché non è un problema che esiste da un anno o due, è un problema che esiste da 30 anni e nessuno ne prende i provvedimenti. E viene il consorzio di bonifica, noi è il genio civile, noi è il consorzio di bonifica e facciamo sempre lo scaricabarile e quello ne soffre sempre il cittadino.